Bolinese, l'avvocato Serranò, dirigente degli Amaranto. Buonasera avvocato. Buonasera, buonasera a tutti. Ben trovato. Oggi una sconfitta pesante, 4-0, subito in salita, il 2-0 probabilmente in avvio di gara vi ha tagliato le gambe. Beh, certamente prendere due gol nei primi 6-7 minuti, ovviamente la partita diventa una partita dura in salita e poi abbiamo anche subito l'espulsione di Placanica, per cui è partita male ed è finita peggio. Sì, per l'espulsione di Placanica, chiaramente dopo il 2-0 magari si fa difficoltà a recuperare, subentra anche il nervosismo, purtroppo per Dionigi che conosciamo, insomma... siamo dello stesso paese. Ma adesso non è che possiamo dare la colpa a lui, no, assolutamente. La squadra non ha avuto la reazione che doveva avere, però va anche capita, perché sul 2-0 è sempre difficile recuperare una partita in trasferta con una squadra che lotta per non retrocedere come noi e che quindi entra in campo molto determinata. C'è stato l'arrivo del nuovo attaccante, è sceso in campo? Non abbiamo potuto utilizzarlo perché ancora non abbiamo avuto la possibilità di fare il transfer e penso di poterlo avere per la prossima settimana, quindi credo che mister Panarello lo avrà a disposizione per la prossima domenica. Ecco, un elemento in più che vi dovrebbe dare una mano per tenere lontana quella che è la zona calda di classifica. Già allo stato attuale bisogna essere comunque soddisfatti. Forse si poteva portare qualcosa in più da questa trasferta, ma insomma si può guardare avanti con fiducia. Ma guarda, un po' di rammarico c'è, anche dalla trasferta di Acre avremmo potuto portare qualcosa e non ce l'abbiamo fatta, però purtroppo il calcio è così, si vince e si perde. Noi abbiamo una squadra che dà l'anima in campo. Forse oggi siamo entrati un po', come dire, l'approccio è stato un approccio sbagliato, ci sta, nel calcio ci sta. Comunque siamo assolutamente soddisfatti come società, perché comunque da come siamo partiti sapevamo e sappiamo che c'erano e ci sono delle grosse difficoltà. Abbiamo anche dato a mister Panarello questo nuovo attaccante, speriamo che faccia bene, poi si vedrà. L'obiettivo della Bolognese ovviamente è quello della salvezza, non dobbiamo montarci la testa quando si vince e non dobbiamo, come dire, demoralizzarci quando poi si subisce una sconfitta come quella di oggi. Vincenzo. Sì, buonasera avvocato, no, io penso che ha detto benissimo, però penso che la classifica è segnata dal trend negativo esterno, ecco, avete perso 4 partite fuori casa insomma non riuscite a esprimervi magari come giocate in casa, forse perché la squadra è giovane e risente un po' di questa mancanza di esperienza e forse un po' si fa anche trasportare, no? E se cambiate il trend esterno penso che la Bolognese possa centrare il vostro obiettivo. Ma guardi, sì, i dati sono questi, però io le posso dire che ad Acre abbiamo fatto un'ottima partita, senza voler polemizzare sulle decisioni arbitrali, ad Acre assolutamente non meritavamo di perdere, per cui voglio dire, alla fine deve anche tenere conto che noi le nostre trasferte sono state delle trasferte anche dure, perché abbiamo iniziato con la Reggio Med, quindi tutto sommato vuol dire, poi... se lei tiene conto che noi abbiamo fatto i 3 punti con il Gioiosa fuori casa e ad Acre avremmo potuto portare qualche punto, tutto sommato, voglio dire, anche se i numeri non dicono questo, però tutto sommato anche in trasferta riusciamo ad esprimere un buon calcio. Ma infatti dicevo questo, che magari non accadesse magari che dopo, più in là, la stessa cosa, ecco, magari se la partita di Acre veniva dopo era importante portare il pareggio per quello che verrà futuro, ecco, cambiare questo trend, ecco. Sì, al di là di tutti gli elementi, perché insomma capisce che la classifica si costruisce anche portando quei punticini da fuori casa che sono molto importanti alla fine poi. Su questo sono d'accordo, assolutamente d'accordo con lei, qualche punto fuori casa lo dobbiamo anche fare, però ne ripeto, probabilmente non ci aiuta il fatto che sono tutti ragazzi giovani, quindi questo, non c'è la giusta esperienza per affrontare le trasferte con la giusta determinazione, speriamo di migliorare nel tempo, poi abbiamo un mister, voglio dire, che
come dire, riesce a trasmettere alla squadra carattere. Lui non fa differenza, lui è abbastanza esperto, è fuori casa e in casa, insomma. Ecco, sì, su questo non ci sono dubbi. Per mister Panarello non, lui le trasfette non li soffre assolutamente. No, assolutamente, lo so. Avvocato, ricordando un po' quella che è stata la partenza della Bolinese con le difficoltà di quest'estate, no? È calato un attimino il silenzio su quello che è stato il problema campo sportivo, o no? No, non è calato il silenzio, la realtà è quella che è. Bovalino non ha una struttura idonea, siamo costretti a giocare a Locri ad allenarci a Bianco. Chiamiamo la forma di rassegnazione? No, assolutamente no. Credo che voglio dire, le istituzioni debbano fare il loro. Purtroppo, come sappiamo, c'era in ballo quel finanziamento dei 700.000 euro, non è andata bene, speriamo che alla prossima vada meglio, però è chiaro che Bovalino deve dotarsi di un impianto sportivo, ma non soltanto per la bovalinese, ma anche per le scuole calcio, per avviare il settore giovanile, come abbiamo detto tante volte. Quindi, no, perché il problema rimane quello, perché chiaramente non si può programmare il futuro. Alla fine, se non hai una struttura, tutti gli investimenti fatti anche in questa stagione, il prossimo anno tornerà poco. Ma allora, noi ogni anno la società investe con la speranza di poter, come dire, programmare meglio l'anno successivo. L'anno scorso non è successo, quest'anno speriamo che per l'anno prossimo si possa fare meglio, però ribadisco, il patto dell'impianto sportivo è una questione seria che in qualche modo va risolta, per cui anche per poter puntare sul settore giovanile e per dare alla Bovalinese, voglio dire, una struttura che merita, perché questi sacrifici si possono fare, ormai sono anni che li fa la società, quindi prima o poi una svolta ci dovrà essere. Sì, ora a prescindere dal terreno di gioco, si sperava si potesse tornare a giocare quantomeno al Cartisano con i ragazzi, però c'è qualche difficoltà anche a disputare queste gare. Si parlava anche di interventi sulla tribuna per poterla riaprire. Ma io non voglio tornare indietro al mese di agosto, né voglio fare polemiche. Allora, noi avevamo chiesto come Bovalinese la disponibilità all'utilizzo della tribuna e un terreno di gioco per quest'anno anche in terra battuta dove si potesse fare calcio. Purtroppo non abbiamo avuto né l'uno né l'altro. Basta, un commento secco quello dell'avvocato Serrano. Vabbè, ci salutiamo qui pensando un po' a quello che sarà il prossimo avversario della Bovalinese, giornerà in casa tra virgolette. Una Paolana decisamente arrabbiata, oggi perde in casa con la Morrone, sarà un'altra sfida difficile per gli Amaranto. Sì, si parlava prima, abbiamo questa fortuna, no? Noi prendiamo le squadre che poi perdono in casa proprio con la Morrone, poi li prendiamo noi la domenica successiva e arrivano più determinate e più arrabbiati, però voglio dire, vuol dire che dobbiamo attrezzarci meglio, così che ti dica Antonio. Sì, è chiaro. Va bene, o sperare che insomma non perdano più con la Morrone, perché chiaramente questa Morrone è un po' la rivelazione di questo torneo in questo momento. In effetti è vero, però voglio dire, dai, tutto sommato la società e noi siamo sereni, abbiamo visto questo nuovo attaccante, la squadra c'è, se è necessario faremo anche qualche ritocco a dicembre. Noi abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo, che è quello di salvare la categoria. Bene, grazie avvocato, buon rientro. Grazie a voi, alla prossima. Buona serata a tutti. Buona serata.